Bene, raga, siamo a Montecchio a correre con le pit bike qua in provincia di Vicenza. È inutile che mi fili. C'è retroscena. Siamo a correre con le pit bike. Se arriviamo a fine sera integri noi e la pit bike. Soprattutto la pit bike. Non ho i miei dubbi. E niente, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace. E niente, ci vediamo dopo. Vai, gatto. Oh, alza. No, scusate, le moto sono basse, il cartello deve essere basso. Cioè, non arrivano a fine sera e continuano a sgasare avanti. Vabbè, qua mi chiede atleta oppure dirigente tecnico, oppure bar. Ok. Allora ragazzi, questa è la pit bike, è una Rotec. Come potete vedere, ha questa parte del telaio che è completamente ricavata dal pieno, un po' come anche il canotto di sterzo. Poi abbiamo due strusi d'alluminio che collegano, ecco, i due punti, forcellone sempre in alluminio, mozzi ricavati dal pieno, piastre ricavate dal pieno. Quindi a livello di dettagli e di cura è fatta meglio in realtà delle due Husqvarna. Cioè, Husqvarna Italia, mi dispiace dirtelo, ma finché non mi dai le moto, devo dire la verità. Come motore abbiamo un 110 cinese. Ecco, sì, il bello, barra brutto, è che tutte queste big bike montano motori cinesi. E il bello è che chiaramente costano poco. E il brutto è che oggi vanno, domani non si sa. Questo è un 110 e oggi contro i 190 sarà chiaramente molto difficile. Anche perché la differenza di motore è tanta, però insomma, ci proviamo. Ok, abbiamo finito le prove libere e boh, praticamente c'è il freno che non frena. Non boh. Vediamo di sistemarlo prima delle qualifiche, che sono quelle che contano. Ok, siamo pronti per le qualifiche. Speriamo che sopravviva. Abbiamo sistemato il problema del freno, che nelle libere non andava. Che palle. È morto? Sì, fa tra 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 tra. No, vecchio, mettitelo nelle palle, non facciamo. Dammi qua. Questo trasponda. Sì. Sì, aspetta, qua non va. No, cade, vabbè. Ah, che la dio con vai. Già, parta, pendina, non lo sa, vedrai. Ma voi state togliendo i fogli dalla Bibbia dove ci sono tutti i setting della moto grande? Sì, fa conto di come si è messo. Questo va davanti. No, no, attacca solo gli angolini. Perché è più racing, così poi sbatte. No, però mettilo qua, sennò fa aerodinamica. Ah, dici che perdi un po' sul dritto. Perdiamo sul dritto. Fammi il tipo con quello dritto. Ma se io te lo attacco sulla bandina. No, andrebbe qua. Ragazzi, ci stiamo schierando a cancelletto con questa mitica F15R che ho usato 10 minuti prima le qualifiche. E boh, non so neanche dove metterlo. Thank you.
gara 1 è andata bene e forse il terzo giro alla fine in cui ci giravo, chiaramente il motore è un aereo 150 Daytona, mentre come guidabilità non lo so, non era proprio la mia. Vabbè, sono la mia al mono scoppiato e fa poco testo, amen, però è andata bene. Thank you.
ragazzi. Bravo. E primo! Scappi Mattia! Vai, vai io, Guarda, è uguale. Bravo, andiamo in giro. Vai, dai, dai. Vado io. Dai, mi accontento. Oh!